posso? Si tieni in alto! In alto! Del calcio a 5 San Severina Parma. No, non vi ho sentito però. Come? Ma gli diamo una mano a farci sentire gli amici di Parma? Non sento. Ok, ci sia, adesso vi ho sentito. E la grande caratteristica della San Severina è che partecipa a un sacco di attività e oggi sono sceso in campo nella specialità dell'atletica, nel nuoto, sono andati a giocare a bowling e hanno giocato anche a calcio a 5. La G3 23 di Sant'Arcangelo, anche questa è una nuova realtà che salutiamo, a G23, a G23 di Sant'Arcangelo, e anche loro una nuova realtà ed è un nuovo team. E li abbiamo lasciati come ultimi, ma non come ultima perché sono i padroni di casa, gli All Black di Formigine. Loro li ho sentiti, però li posso sentire meglio. Dove siete? Volevo raccontarvi solo la genesi, come è partito tutto questo, che prima di Natale se ne è cominciato a parlare, prima del Natale dello scorso anno, e abbiamo cominciato a vedere le varie possibilità, magari facendo una riunione a Modena sull'autostrada, fermandoci un attimo a ragionare, discutendo anche in modo animato. Io non ero convintissimo e devo dire che avevo torto, ed è stato bellissimo poi vedere crescere questo sogno, questi due giorni qui a Vignola e a Formigine. Vedere la collaborazione di tutti, perché alla fine ci siamo stretti tutti e ognuno ha dato il meglio di sé. Ha dato il comune, grazie signor sindaco, l'ha dato il comune di Formigine anche. Ci hanno dato gioia anche loro, ci hanno dato il sorriso ed è stato bello. Ha dato Marco Fiento e di Parma. Però vieni anche Remo con me! E quindi è quando si tocca con mano che davvero partecipiamo ai giochi regionali, ma poi andiamo e non abbiamo confini, e i confini noi li abbattiamo in tutte le circostanze. Questo è un esempio dove Gianmarco avrà la fortuna di partecipare agli europei di boccia ad Anversa il prossimo anno. Ma ognuno di noi oggi ha vinto e ha battuto una barriera. Diamo il passo, diciamo così, all'accensione del tripode. Possiamo accogliere con un applauso Elena Bagolini. Oh.
sicuramente. È uno degli atleti più giovani che sarebbe sceso in piscina oggi, ma anche Gianmarco oggi è andato in piscina. Così. Ok, così. Che io possa vincere se bravissima che possa tenere con tutte le mie forze. Il momento più divertente è assolutamente il momento più divertente. Perché di gente per bene, brava ce n'è tanta. E un applauso va a voi ragazzi e ai vostri genitori che sono fantastici. Sono bravissimi. I ringraziamenti fatti da Cristiano sembrano tantissimi, in realtà ce ne sono ancora molti da fare, perché per organizzare un evento del genere c'è bisogno veramente della mano di una mano da parte di tutti, da parte del pubblico, da parte dei privati, da parte dei singoli cittadini, anche non di questi codetti.